Siamo sempre in ripresa, Carlo. Siamo sempre in ripresa. Fammi l'intervista, dai. Come è andata allora, Carlo? Come sta andando e come stai vedendo un po'? Bene, sono entusiasta, sono felice di come stanno andando le cose. Molti cittadini sono interessati alle nostre proposte, si sono fermati al gazebo per chiedere noi chi siamo innanzitutto, cosa vogliamo, cosa stiamo proponendo alla cittadinanza. Ed è un segno del cambiamento dei tempi. Finalmente la gente sta prendendo coscienza, i cittadini stanchi della vecchia politica stanno incominciando a discutere con noi di quello che vogliamo. Noi abbiamo elaborato un programma regionale di tutto rispetto che punta alla valorizzazione delle risorse agricole, punta al turismo, al recupero del patrimonio artistico ed archeologico della Campania, che ha avuto la benedizione dell'UNESCO. Noi puntiamo a potenziare i trasporti pubblici, fatto importante in una regione così immensa come la regione Campania. Puntiamo alla bonifica della terra dei fuochi. Caldoro purtroppo non ha alzato un dito quando Renzi ha spostato circa 9 milioni e 400 mila euro di risorse finanziarie destinate alla bonifica per la terra dei fuochi all'Expo di Milano. Il presidente uscente quindi non ha i titoli per poter continuare a governare questa bellissima regione. Con una bella tragedia, un simbolo del movimento 5 Stelle, salutiamo con regionale, alla valorizzazione delle risorse turistiche, alla valorizzazione delle risorse agricole, con la bonifica della terra dei fuochi, ai trasporti che devono essere potenziati, all'accoglienza. Questo è quello che vogliamo. I punti salienti sono questi. Secondo gli ultimi sondaggi di opinione, cari cittadini, il Movimento 5 Stelle si attesta come prima forza politica regionale in Campania. Siamo finalmente prima forza politica regionale in Campania, secondo gli ultimi sondaggi di opinione. Questo è un fatto importantissimo. È segno del cambiamento dei tempi, è segno che i cittadini sono archistupi di questa dittatura. Firmiamo cittadini, firmiamo per il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è un ammortizzatore sociale che esiste in tutti i paesi civili dell'Europa continentale. Firmiamo per una RC auto che sia più equa, polizza assicurativa pubblica agevolata, che vada incontro ai redditi minimi e ai cittadini più virtuosi. Cittadini, il 31 maggio iniziamo la svolta decisiva alla regione Campania. Gli ultimi sondaggi di opinione parlano del Movimento 5 Stelle che si attesta come prima forza politica regionale in Campania. Finalmente le cose
stanno cambiando, finalmente stanno cambiando, i cittadini stanno dimostrando che non è lei di questa vecchia partitocrazia. Ciao, per lui. Sì, ciao. Quando ci vediamo? Non lo so, ma domani. Ci aggiorniamo, ci aggiorniamo. Quindi, ma che facciamo? Abbiamo la 10 e mezza, piazza municipale, manifestazione. Ah, piazza municipale. Davanti a McDonald's.